Siamo in compagnia del presidente dell'associazione Allegracore, Giuseppe Ferricelli. Il 20 luglio parte la 15ª edizione della manifestazione passeggiando da San Pietro a San Raffaele, ce ne parli. Allora, quest'anno ho il piacere da presidente di presentare la 15ª edizione della nostra rassegna. Rassegna che, per chi ci conosce, sa che è una manifestazione culturale gastronomica. Tengo a dire culturale perché noi abbiamo un percorso di 1,5 km circa, lungo il quale, nel centro storico di Sala Consilina, lungo il quale ci sono dei palazzi molto importanti che solo per l'occasione vengono aperti e nei quali noi invitiamo collezionisti, persone artigiani, persone artiste che hanno da mettere in vetrina quello che loro producono. E in più ci sta, lungo questo percorso della buona gastronomia, che viene fatta dai nostri soci con volontariato e con grande dedizione. Ecco, parliamo proprio dell'aspetto enogastronomico. Quali sono i piatti che potremo assaggiare? Allora, i piatti ci sono tanti, dai piatti freddi ai piatti caldi. Si comincia da un buon antipasto, poi si va ai ruspi come si facevano una volta, si passa poi a un piatto caldo che sarebbero i fusilli fatti con un ragù speciale. Solitamente le persone fanno sempre il bistro durante la serata, ci sta il caciocavallo arrostito, salsiccia arrostita, ci sono i cavati e i fagioli fatti pure con dedizione e molta, come dire, passione da parte dei nostri soci volontari. Quest'anno abbiamo aggiunto una novità, che noi, poiché come esperienza e associazione quest'anno abbiamo raccolto delle olive nella villa comunale, facendo dell'olio ottimo che abbiamo analizzato e abbiamo visto che ha delle qualità molto eccellenti, noi durante la serata offriremo gratuitamente il pane e olio ai visitatori. Il mio invito non può essere altro che venire, sicuramente ci sarà una serata molto divertente. Aggiungo pure che ci sarà buona musica, perché lungo questo percorso abbiamo vari posti di musica, ci saranno degli artisti che girovaghi, non mancherà, il buon divertimento non mancherà, e quindi vi aspettiamo numerosi.